sembra che la gara di giudizio abbia avuto due certezze. Prima certezza è una difesa rocciosa, non ha concesso niente ed è già da parecchio di meno, magari parte. La seconda certezza è quella che si fa il gioco, però in avanti non ci sono. Sì. Sì, poi è anche vero che nelle ultime partite abbiamo fatto 6 gol, eh? 6 gol le ultime, mi sembra 3-4 partite, quindi i gol comunque sono arrivati, potevano essere di più anche oggi. Sì, una fase difensiva importante, però io vi ho sempre detto che la fase difensiva nostra parte da davanti, quindi se i davanti non stanno bene, non fanno quel lavoro, ne risente dietro. Se tutti fanno quel lavoro diventa una fase difensiva importante, perché stiamo subendo veramente poco in queste 6 partite, ma merito non solo dietro e davanti. Loro erano una squadra forte, perché Fonda è una squadra forte, ha creato tante palle gol a Lecce, tante palle gol al Trapani, penso che oggi non abbia mai tirato in porta, forse quel tiro da fuori area bello, ma non sono mai entrati dentro l'area di rigore, tranne qualche calcio piazzato. Sai, il fatto che mancano, cioè è vero che abbiamo dei giocatori fuori importantissimi, no? Io sono convinto che quando saranno al top della condizione per poter giocare in questo modo qua, avremo ancora un potenziale offensivo ancora in più, però bisogna correre, bisogna aggredire, bisogna giocare con questa intensità. Oggi sono onesto, sono rimasto sorpreso anch'io, perché abbiamo fatto una grandissima partita. Io penso che la prima mezz'ora si è visto, 25 minuti si è visto un grande Catanzaro, li ha messi in varie, insomma, in grosse difficoltà. Avevo qualche timore, poi siamo andati un po', quando loro sono passati 4-4-2 non riuscivamo a capire come si andavano a prendere. Noi siamo passati 3-4-3 puro, poi li ho messi a posto a fine primo tempo sulle uscite, e secondo tempo non hanno fatto nulla. Abbiamo dato sostanza al centrocampo, davanti abbiamo giocato con 2 punte atipiche, Spighi esterne, Spighi e Canis. Lukanovic, sono contento perché è entrato bene, questa deve essere la è entrato cattivo, è entrato cazzuto, aveva voglia di fare la partita, di picchiare, di aggredire, di far gol, cioè. Così deve entrare un ragazzino come Canis, insomma, io glielo dico sempre, chi entra deve mangiare l'erba. E poi secondo tempo potevamo anche raddoppiarla. Sono contento perché abbiamo fatto 3 partite una settimana, e forse secondo tempo andavamo più di loro anche fisicamente. Quindi ci sono unite un po' tutte e due le cose, sia al gioco che alla quantità. E tenendo presente che abbiamo fatto 3 partite in una settimana e quindi non era facile. Mister, ieri aveva detto: mi aspetto tanto da Maita. Sì. E Maita l'ha risolta. E sì. Un'altra cosa, sempre ritornando sulla fase difensiva, secondo me deve essere motivo d'orgoglio il fatto di aver concesso al Fondi solamente i tiri da fuori. Sì, sì, no. Ma, cioè, ma anche l'Atletico Leonzo domenica, fino al gol su punizione, non aveva mai tirato in porta. Cioè, Siracusa abbiamo subito il gol su calcio d'angolo, Francavilla su calcio d'angolo. Insomma, la stanno facendo bene, ma è riduttivo parlare di difesa. Cioè, penso che abbiate capito che c'è un grosso lavoro davanti. Maita ha fatto bene fino che ha retto. Quindi ha fatto un grande gol, riusciva ad accorciare, ci dava quella geometria in mezzo a campo, poi è normale che dopo 55 minuti non ne aveva più, e noi siamo andati un po' in difficoltà perché accorciava di meno, ma lo sapevo, era un preventivo, io addirittura gli avevo chiesto un tempo, l'ho tenuto in campo ancora un po' di più perché speravo che si sciogliessero ancora un po' più le gambe, poi a un certo punto si doveva dare sostanza con Onesco, con Marin, che ha speso tanto, poi Benedetti. Però io, cioè, quando sono arrivato, ma non guardo la posizione dove eravamo e dove siamo adesso, perché io vi ho sempre detto non guardo la classifica, non la guardavo allora quando ho perso la prima partita, non la guardo adesso, non mi interessa, fa piacere, però la cosa che tengo a sottolineare è questa grandissima disponibilità che mi stanno dando dal primo giorno fino ad oggi. Io poche squadre ho trovato con un gruppo, con una voglia di lavorare e di... Perché non è solo voglia di lavorare, è anche proprio voglia di imparare, che sono 2 cose diverse nei giovani d'oggi. Non è semplice, oggi si ha delle caratteristiche, delle
Cioè il giovane d'oggi fa un po' più fatica, oggi c'è proprio, questi ragazzi hanno proprio voglia di apprendere per migliorarsi, e io li devo ringraziare, oggi fino ad oggi li ringrazierò. Poi adesso abbiamo la sosta, sanno che purtroppo o per fortuna ci sarà da lavorare ancora di più, però il mio ringraziamento di cuore va veramente a questi ragazzi che, l'ho detto prima della cosa, indipendentemente come sarebbe andata, stanno buttando il cuore oltre l'ostacolo. Riprendo la frase che ho detto prima della partita. Forse la sosta arriva in un momento non opportuno, visto che la squadra stava giocando abbastanza. Da un lato, da un punto di vista sì, sono d'accordo, forse si poteva continuare. Da un punto di vista no, perché abbiamo bisogno di recuperare, abbiamo bisogno di recuperare. Anche Gigi oggi ha avuto un, abbiamo giocato con Falcone anche a mezzo servizio, perché nel riscaldamento ha avuto un, ha sentito un affaticamento, è stato in campo, è stato eroico, insomma è stato stoico, e c'è bisogno anche di rifiatare lavorando, quindi da un lato sì, dall'altro forse va bene così, ricarichiamo le energie per poi ritrovarci in casa con la Paganese. Se sta venendo fuori quel calcio aggressivo che noi tanto predicato, questi giocatori con una rabbia agonistica, sì, non si vede da tanto tempo. Questo è un motivo che ho proprio per lei, per la squadra, soprattutto anche per il gioco. Sì, sì, vabbè, ma questo io, cioè, io sapevo cosa andavo incontro quando ci siamo tante volte incontrati in sala stampa, il perché della scelta di un modo di lavorare così anche rischioso all'inizio, no? Ho rischiato un po', lo sapevo, però sapevo che se volevo arrivare a questo, e abbiamo ancora un po' da fare, ci sarebbe voluto del tempo, ma bisognava iniziare così, facendo anche dei feriti durante il percorso. Ho avuto un calendario bruttissimo, devo dire la verità, perché poi parti con Matera e Trapani, non è, insomma, dei più facili, però era l'unica strada per riuscire ad arrivare a giocare così. La qualità del gioco, penso, è sotto gli occhi di tutto, sta migliorando, anche se dobbiamo dargli quella continuità, per oggi era inevitabile, era difficile avere 90 minuti di continuità. Abbiamo giocato tanto, quindi sono contento dell'aspetto motivazionale, perché in queste categorie vale più forse questa volta che tutto quanto il resto. Ciao, mi sa. Sì, no, dal mio punto di vista un piccolo miracolo, insomma, voglio dire, ce lo siamo detti ieri che sarebbe stata una partita difficilissima. Sì, ma sì, ma è stato così, pur soffrendo poco, nel senso. No, soffrendo pochissimo, però io mi soffermerei sulla prima mezz'ora. Sì. Secondo me è molto bene, no. Molto bene. E io riprendo un po' la domanda fatta dal collega. In questa prima mezz'ora fatta molto bene, secondo me è un gran cambiamento di mind, insomma, questo ragazzo evidentemente ha qualità che nessun altro nella rosa probabilmente ha, che forse vanno sfruttati. Sì, 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 ma io l'ho sempre detto, cioè, molti qua si sono fissati con sta cosa di Maita che è un play, cioè che non può fare quello, ma non è vero. Cioè, se voi si fa per parlare, se voi guardate la Juve di quando c'era Pirlo, mediano basso, Pirlo aveva chilometri e potenze metaboliche forse più di Pogba e Vidal, cioè non è vero. Cioè, io penso che sia in questa categoria è proprio un fattore di testa, è più allenare la testa a fare certe cose, perché il ragazzo ha fisicità, ha padronanza, ha struttura, secondo me ha margini di miglioramento importanti, però vale per Maita come per tutti, deve mentalizzarsi ad accorciare in avanti, e capisco per chi ha fatto forse per anni un ruolo un po' diverso, fa un po' più fatica, però ha un'applicazione eccezionale, insomma, gli parlo tutti i giorni, gli dico quello che deve fare, deve arrivare a farlo per 80 minuti. Però noi abbiamo tutti i centrocampisti, anche quando entrava al Rasbe, che ha quelle qualità. È più un concetto, più è fisico, ma parte tutto da qua, prima. Questo è il primo tempo di Nicoletti, secondo me è stato il migliore. Sì, ha fatto molto bene. Nicoletti è stato quello che era fischiato all'inizio, a me dispiaceva, perché quando sono arrivato è un giocatore che per me ha tutte e due le fasi. A tutte e due le fasi, a grande gamba e soprattutto per questo modo di giocare ci vuole anche molta intelligenza tattica, no? Capire i quarti per noi sono fondamentali, se devono stare dentro il campo, se devono stare in ampiezza, se devono accorciare in avanti sulle scalate, quindi ci vuole anche gente in quei due lì tatticamente anche abili a leggere le situazioni. È in grande crescita come tutti, ho dei quarti importanti perché Icardi, lo stesso Imperiale 99, insomma. E loro sto notando una crescita, ma è una crescita generale, dai, una crescita anche di gruppo, una crescita di unione, e giocando con questo modo qua è l'unico modo per poter giocare così, altrimenti salta tutto. Ma stato medico che ha dato i tempi di recupero per le visite?
Ma allora, Fantino speriamo di recuperarlo dopo per averlo a disposizione, perché sapete il concetto, è allenato, un conto è recuperato per la Paganese. Letizia qualcosina in più forse c'è da aspettare. Va bene, grazie a voi, buonasera.